Ben ritrovati amici del gusto relativo, ci siamo spostati dalla cantina di Alfio dove riposava il Barolo e non solo ovviamente, però principalmente il Barolo. Ci siamo spostati per l'appunto in vigna, ci troviamo di fronte alla tenuta e ai vigneti di Alfio, dell'azienda Cavallotto. Alfio adesso ci spiegherà qual è il suo approccio, qual è l'approccio della sua azienda nei confronti dell'agricoltura in generale, ma chiaramente diciamo della vitivinicoltura, perché qui si produce vino. Ci racconterà quali sono le loro pratiche in termini di allevamento della vite, produzione della vite e gestione della vite durante l'arco di tutto l'anno. Un approccio che in questi anni, come ci raccontava prima, è cambiato per via della tecnologia, è cambiato per via dei disciplinari, quindi della legge sostanzialmente, ma è cambiato soprattutto per una volontà da parte di Alfio e della sua famiglia di poter costruire un'azienda agricola, un'azienda vitivinicola che si basasse su tecniche sostanzialmente molto più delicate, molto più amorevoli se vogliamo nei confronti della terra, e senza dimenticarci che l'amorevolezza poi, se inizia dalla terra, poi viene anche su di noi, perché quello che poi tu produci lo bevi tu come lo beviamo anche noi. Io ti lascio la parola, Alfio, ci racconti. Grazie. Insomma, quello che ti ho che ci hai appena detto. Sì, ecco, ma è una storia, è molto difficile improvvisare delle cose in campo agricolo perché i tempi sono molto lunghi, quindi l'adottare tecniche innovative, l'adottare tecniche soprattutto in campo biologico, ormai siamo a un livello di sostenibilità assoluta, quindi siamo oltre addirittura al biodinamico, quindi abbiamo avuto bisogno di molto tempo, di molta sperimentazione, e questa è iniziata dopo gli anni della chimica, negli anni 60, ed è stata fatta da mio padre e da mio zio. Il vero inizio nella cultura biologica è stato il 74, dove per la prima volta nel vigneto si è fatto l'inerbimento. Successivamente nel 76, quindi due anni più tardi, c'è stata una notevolissima e importantissima sperimentazione qui nel Brico Boschis con la reintroduzione di insetti predatori, soprattutto che andavano a predare un acaro molto dannoso in quel tempo, che era l'aragneto rosso. Si utilizzavano fino a 6 trattamenti insetticidi o caricidi contro questi animali, con questi acari, trattamenti molto molto pericolosi con proprio dei veleni. Mio zio in particolare e mio padre, essendo noi i primi a sperimentare questo, diciamo. Esatto, ma diciamo che avendo proprio su di noi i danni di questi prodotti chimici così pericolosi, abbiamo dopo pochi anni proprio iniziato ad avere un approccio molto biologico, e dal 76 non usiamo più prodotti chimici, siamo integrati in un'agricoltura biologica. Recentemente io e mio fratello abbiamo iniziato altri tipi di sperimentazione per arrivare al massimo della sostenibilità possibile. Nel 2008 è iniziata una sperimentazione per la riduzione o addirittura l'annullamento dei trattamenti a base di rame. Un giorno. E nel 2013 finalmente ci siamo riusciti e abbiamo ora dei vigneti senza più rame. Il rame non è pericoloso per l'uomo, ma ha il problema dell'accumulo nel suolo, e l'accumulo nel suolo anno dopo anno diventa sempre maggiore e può dare poi dei problemi a una microflora utile, buona nel suolo, e sopra certe concentrazioni può dare anche molto fastidio o essere dannoso a animali molto importanti come i lombrichi. Senza lombrichi il suolo diventa sterile, non c'è sostanza organica e bisogna aggiungerla
però certo. È assurdo, il terreno deve essere vivo, deve essere una cosa naturale e soprattutto l'avere il vigneto sul terreno non vuol dire depauperare il suolo, dobbiamo garantire che questi vigneti rimangano esattamente così anche tra 1000 anni, anche tra 10.000 anni. Adesso ci siamo finalmente arrivati, certo. Vengono spruzzate contro questo parassita che è la peronospora, che è una malattia funginea, solo sostanze naturali. Infatti vediamo il trattore ora in fondo, uno in fondo, sì. E uno più nelle nostre vicinanze, che ci dicevi diciamo spruzzano questa miscela di miscela, sostanze naturali. Una miscela che potrebbe essere intesa anche come un tè, come sono delle soluzioni vegetali con diversi tipi di vegetali che hanno un effetto proprio coprente e il fungo quindi non è in grado di propagarsi. Mm. Oltre a essenze, allora ci sono diversi, molti tipi di vegetali insieme, molto efficace la salvia, l'edera, il quiseto, l'aloe, ma si utilizzano anche oli essenziali di agrumi, quindi dei contenuti nei semi degli agrumi, si utilizzano anche delle alghe che hanno un doppio effetto, anche adesivante, quindi sono prodotti che incollano e quindi non vengono dilavati facilmente e poi soprattutto hanno anche un effetto fungineo protettivo. C'è un altro fungo molto pericoloso che può colpire la vite, che è l'oidio. L'oidio da sempre si cura in maniera molto biologica con lo zolfo. In particolare noi utilizziamo lo zolfo di cava, quindi non uno zolfo derivato dal petrolio, sia in forma liquida ma soprattutto in forma solida, in maniera si dà proprio polvere di zolfo. Questo prodotto ha quindi una sublimazione e da polvere diventa vapore e ha questo effetto così sterilizzante contro questo fungo molto, molto efficace, quindi in maniera molto naturale l'oidio si può curare. Altre malattie, ci possono essere delle virosi, quindi bisogna stare molto attenti, togliere le piante che sono malate e non far propagare virosi e poi basta, ecco. Diciamo che ormai il vigneto è diventato un po' come un bosco che produce dei frutti, che non ha bisogno di particolari trattamenti, particolari cose, diciamo ciò esattamente come un bosco, si prendono i frutti ma esatto. Quello che voi fate è semplicemente cercare di accompagnare il più possibile questo processo che deve essere naturale senza indurlo utilizzando diciamo sostanze che siano a volte addirittura velenose, altre volte diciamo non del tutto velenose ma comunque che impoveriscono la terra e dopodiché ci abbandonerà. Sì, sì, assolutamente. Diciamo e ti faccio un'ultima domanda, come pensi che andrà l'annata di quest'anno? Visto che nella zona del Chianti cominciano ad avere un po' di problemi, io ti chiedo come sta andando a voi, come pensi che possa essere? Beh, adesso finalmente c'è un bel sole, le temperature sono ancora abbastanza basse, non è un particolare problema, diciamo che qua siamo stati anche fortunati, Alberico Boschis è una collina anche molto ben esposta, è la collina proprio tipica e dove il nebbiolo da sempre qui cresce veramente molto bene. Le gelate che ci sono state possono aver colpito zone basse e zone che anche tradizionalmente spesso non erano neanche evitate, quindi diciamo che quest'anno noi qui per ora non abbiamo avuto nessun problema, so in altre zone che sì, è un'annata che è iniziata male per una grandinata o per una gelata o per l'eccessivo freddo, le eccessive piogge. Diciamo che qua nella collina media alta non abbiamo avuto problemi e la qualità è troppo presto sia la quantità che la qualità. La quantità ovviamente la regoliamo noi con le potature invernali, però c'è il periodo della fioritura che può essere critico, perché sul fiore se c'è una pioggia c'è una mancata legagione,
quindi ci saranno meno frutti, meno quantità. Il periodo poi proprio di maturità, che è agosto, settembre, nel caso del nebbiolo ottobre, lì si fa la qualità, cioè. Quindi adesso è veramente molto preso. Va bene, allora adesso ci spostiamo in definitiva, chiudiamo il cerchio, siamo passati prima in vigna, poi in cantina, adesso andiamo a vedere il prodotto finito, vediamo quali sono le espressioni del tuo prodotto finito. Benissimo.